O mi vesto da zocco oppure da senza tetto. Una cosa che mi ha disegnato lei. In realtà io ho scelto il tessuto e lei ha disegnato il modello. Gioco anche. Lui è il più grande genio vivente, questo. Lui è il mio pet più costoso. Ciao Giovanni, piacere di conoscerti. E tutti gli animali che ci sono nella casa, sì. Questo è quello. Io mangio che... tartufo bianco, foie gras, però non lo posso manco mangiare, mannaggia il foie gras, perché adesso sto no, a dieta. Sta a dieta. Giovanni è un po' la mia Barbie, infatti ha anche alcuni capi disegnati da me. Non questo, potevi metterti sì. Qualcosa di disegnato. No, questo è comprato, questo è un pigiama. Andiamo in camera da letto. Questa è la nostra camera da letto e dove dormiamo e giriamo qualche porno. Beh, ottima idea per abbattere i costi. E qui ho per lo più tutto l'abbigliamento per il porno. Anche parrucche, per i cosplay, cinture per il corpo. Il accessorio preferito che sono i guanti. Evangelion. Invece quando cerco di mimetizzarmi tra la gente, pantalone e felpa. Maglione di Pornhub di Natale dell'anno precedente. Beh, insomma, o mi vesto da zoo oppure da senza tetto. È una cosa che mi ha disegnato lei. In realtà io ho scelto il tessuto e lei ha disegnato il modello. Questa è un'altra camicia, la forma è sua, il tessuto l'ho scelto io. Davvero bizzarro questo stile tra il faggetto e l'hawaiano. Se penso che un pornostar passi la maggioranza del tempo sul set, ma non è più così. Passo la maggioranza del tempo in ufficio, questo è il mio piccolo ufficio dove streamo, edito, dove lavoro e poi gioco anche. Beh, una sorta di smart working. Questo è il regno di Giovanni, la cucina. Mentre cucina io non sono nemmeno autorizzata ad entrare perché vuole la massima concentrazione. Questo è una sorta di Pacojet pezzotto, come si dice a Napoli. È un frullatore di alimenti congelati, quindi a meno 20. Cara MTV, questo è il nostro frigo. Beh, niente, c'è un po' di frutta e verdura, un po' di succhi. Topinambur. Forse nel freezer c'è qualcosa di più interessante, ma comunque non molto. Allora, sono queste banane. Quanti anni stanno queste banane congelate qua dentro e per cosa servono? Per ossidarle, facciamo una crio-ossidazione. Stanno qui da 6 mesi, forse un po' di più, e dovrebbero diventare nere, ancora non lo sono diventate, lasciamole ancora per qualche anno e poi le mangeremo, sì. Mangeri tu. Sono buone, sanno di cioccolato. Sì. Quando diventano nere, sì, no, davvero. A proposito di banane ossidate, un modo decisamente più veloce è utilizzare la pentola Occo coreana. Riempio tutto di banane con la buccia. Dopo poche ore, in realtà una decina, una dozzina di ore, sul fondo qui ottengo un succo che ridotto diventa una sorta di melassa di banana che sa, dà un po' sul cioccolato, la liquirizia. È simpatico. Più che una cucina, mi sembra un laboratorio per esperimenti.